Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se avete piacere, iscrivetevi anche al mio canale. Mi raccomando, se appunto vi va e siete contenti di entrare a far parte di questa piccola, grande famiglia, di ricordarvi di attivare la campanellina per rimanere aggiornati o aggiornate su quelli che poi saranno i miei prossimi video. Allora, questo è un video in collaborazione. E le mie compagne d'avventura, siamo un bel gruppetto, questa volta io sono effettivamente molto contenta. E allora, piano piano, allora ci sono, diciamo, due mie fidate compagne di avventura e si tratta di Annalisa del canale Il Mondo di Annalisa e Ornella del canale Ornella Maffei. Poi c'è Anna Maria del canale Shop and Beauty, Rita del canale Rita64 e per la prima volta ne sono effettivamente molto contenta perché è sempre bello, interessante, gratificante e divertente anche collaborare con persone nuove. Quindi c'è questa new entry che è Rosy del canale L'impossibile può diventare possibile. Io poi giù in info box vi lascio i link dei loro canali in modo che andiate a vedere anche i loro video. Se ancora non le conoscete, mi raccomando, iscrivetevi ai loro canali e mettete per noi tanti bei pollici in su. Allora, in questo video di prodotti finiti del mese di agosto, devo dire che effettivamente ho un po' di prodotti finiti, ho giusto un prodotto per quanto riguarda la casa, un bel po' per quanto riguarda il cibo e anche qualche prodottino beauty, qualche prodottino per l'igiene. Insomma, ma cominciamo con questa carrellata. Allora, comincio con lui, questo solitario. Allora, questo è un detersivo per i piatti, ecco. 10, super concentrato igienizzante con menta e limone. Questa è una referenza da 1 litro, ve lo avvicino così. Allora, io questo è un detersivo che trovo nel Discount Inns sotto casa. La profumazione è gradevole, dura un bel po' di tempo, è una referenza che bene o male trovo sempre. Non mi ricordo il prezzo, ma comunque insomma è piuttosto vantaggioso. Il suo lo fa e quindi sicuramente lo ricomprerei. E se magari qualcuno ha la possibilità di andare da Inns perché ci passa davanti, perché ce l'ha comodo da casa, insomma per i più svariati motivi, io assolutamente è un prodottino che mi sento di consigliare. Passiamo alla categoria cibo, bevande, snack e chi più ne ha più ne metta. Allora, questo è un succo di Get Up, ananas, scusate, arancia, carota e limone con vitamine C, D ed A. Allora, questa è una referenza da 1,5 litri. Il marchio, sì, poi vabbè, c'è l'effetto specchio, comunque è Get Up. Allora, io questo l'ho trovato sempre da Inns, al Discount Inns. L'ho voluto prendere un po' incuriosita dal fatto che ananas, arancia, carota e limone, comunque è un mix che di per sé mi piace anche. Incuriosita dal fatto che in un succo fosse presente la vitamina D. Sono andata poi a controllare qui tra le informazioni, tra i valori nutrizionali medi, scusate, ed è effettivamente presente, non era solo, diciamo, una dicitura ingannevole, ma no, non mi è piaciuto, è dolciastro, ho fatto proprio fatica, fatica, fatica a finirlo e assolutamente non lo ricomprerei. Cioè, in parole povere ed intime, questo succo per me è una ciofeca, no grazie. Allora, invece, dopo una ciofeca, questo succo che è veramente delizioso,
delizioso proprio. È sicuramente uno tra i miei succhi preferiti che proprio potrei arrivare anche a conservare tra i miei tesori più preziosi. No, non lo conserverei perché lo bevo e quindi, insomma, diciamo, ecco, potrebbe stare nelle scorte tra i miei tesori più preziosi. Allora, questo è un succo di Pfanner alla fragola. Attenzione, sì, che quando i succhi sono succhi alla fragola, vado a guardare un attimino anche la dicitura in italiano. Sì, poi comunque è presente anche una quantità di succo di mela, però è sempre così. Allora, questo io sono riuscita a trovarlo in vacanza ed è tornato dalla vacanza insieme a me in un supermercato che si chiama Rossetto. Fatemi sapere giù se lo conoscete. Io so perché ho le mie fonti. Che è piuttosto diffuso nella città di Verona e in provincia di Verona, da me, o diciamo insomma non proprio nella mia città, ma comunque in un centro commerciale non così lontano, dovrebbe aprire a breve. Io non vedo l'ora perché so che comunque è molto fornito, i prezzi sono molto molto interessanti, ci può essere quell'articolo che costa in più, ma in generale i prezzi sono piuttosto bassi e insomma non vedo l'ora che apra per andare a fare un po' di rifornimento. Fatemi sapere se voi lo conoscete e se effettivamente vi piace il succo alla fragola. Io ho sempre fatto fatica a trovarlo qui in Italia, addirittura anni scorsi me lo portavo a casa dall'estero. Se si va in un bar anche qui in Italia, ma penso che me lo confermerete. Chiedere un succo alla fragola sembra di chiedere appunto la luna, cioè sono un po' di anni ormai, fino a diciamo almeno boh, 10-15 anni fa lo trovavo, quindi sono stata felicissima. Io adoro il succo alla fragola e quindi questo per me è una delizia, lo ricomprerei, lo ricomprerei e ancora lo ricomprerei. Allora, e giusto per rimanere nel tema, diciamo, delle bevande, allora, questo tè freddo di YoGT, arancia e zenzero, eccolo qua. Io questo sono riuscita a trovarlo da DEM. So che si trova anche da Natura Sì, addirittura nella mia città Natura Sì è presente sia come negozio ma anche come bar bistrò e si può, insomma, diciamo, tra le varie bevande così c'è anche questa variante del succo di YoGT. Naturalmente i prezzi sono un filino caricati. Quindi quando sono riuscita a trovarlo da DEM, ne ho approfittato. Se appunto non so se la cosa poi poteva anche interessare, se non ricordo male, ma spero di no, a Ilenia del canale Ilenia Country Girl, qui mi ricordo anche esattamente quanto l'ho pagato perché da DEM io l'ho pagato 2,59 euro. Anche questo, diciamo, questo tè freddo al prezzo a cui l'ho trovato da DEM, lo ricomprerei assolutamente. Tra l'altro, effettivamente, questo è un vero infuso di erbe con spezie e scorza d'arancia, quindi insomma è molto particolare. L'ho apprezzato, ripeto, al prezzo a cui l'ho trovato da DEM lo ricomprerei sicuramente e mi piacerebbe, perché no, assaggiare anche qualche altra variante. Eccoci invece ad uno snack sfizioso. Allora, i mitici, indimenticabili, forse anche inimitabili, o forse no, Fonsis. Allora, questa è una confezione da 10 buste, appunto confezionate singolarmente, e qui non so, no, vabbè, non mi riporta poi il, diciamo,
la quantità di ogni singola busta, comunque per un totale di 235 grammi. Allora, se vi piacciono appunto questi croccantini di mais con questo gusto di formaggio, le Fonzies assolutamente sì. Una tira l'altra, sono certo, poi insomma sono degli snack, cioè bisogna anche un attimino poi cercare di moderarsi, però se diciamo, almeno secondo me, si sceglie di comprare uno snack proprio per godersi lo snack, e naturalmente se è particolarmente amante del gusto del formaggio, i Fonzies sono un must have. Attenzione che ve lo rimostro. Per me, diciamo, un aperitivo casalingo potrebbe anche essere appunto succo alla fragola e Fonzies, perché amo molto abbinare referenze dolci con referenze salate, quindi questo mix di gusti. Fatemi sapere se effettivamente anche a voi piace mischiare il dolce o il salato, o se invece è proprio una cosa che non vi piace per niente. In ogni caso, insomma, cercando sempre di moderarmi, perché comunque sono uno snack, io le Fonzies le ricomprerei ad occhi chiusi. E sì, quindi altro cibo, altre delizie. Allora, questa confezione di Solero. Allora, questo è Solero Lemon Bio, che tra l'altro ho mostrato anche in un altro video, perché effettivamente questo è il, tra virgolette, gelato, perché la consistenza è un po' tra un gelato e quella di un ghiacciolo, è appunto quello che sta caratterizzando questa mia estate 2020. Questo è Solero Lemon Bio, sono in tutto 55 grammi ed è una confezione da 5 pezzi. Allora, si sente appunto questo, come dice, riporta la dicitura in inglese, with a juicy soft scent, sì, questo cuore proprio succoso, molto piacevole di limone, assolutamente, li ho adorati, così anche proprio da fine pasto, essendo anche, sì, qua poi riportano 57 calorie appunto a referenza, sono anche piuttosto leggeri, proprio insomma eccezionali. E sì, allora, andando invece a fare un'altra incursione nel mondo del salato, i Michetti. Allora, i Michetti del Mulino Bianco sono una confezione da 295 grammi, per me sono un classico. Fatemi sapere se effettivamente anche per voi sono quegli snack che possono stare bene durante un pasto in sostituzione del pane, possono, diciamo, a qualsiasi ora del giorno funzionare da rompidigiuno, quindi da spezzafame, possono felicemente accompagnare un aperitivo, per quanto mi riguarda, li adoro. A volte magari compro, diciamo, altri tipi di diciamo di crostini, chiamiamoli così, e non i Michetti, però ogni tanto insomma i Michetti li ricompro, proprio diciamo che mi si attaccano alle mani. Io anche questo è un prodotto che non posso far altro che consigliare. Mi sento di dire, siccome li ho visti in posti diversi a prezzi effettivamente diversi, appunto mi sento di suggerirvi di guardarvi in giro proprio per vedere di trovarli, insomma, anche ad un prezzo più conveniente. Comunque li trovo fantastici, e questo è quanto. E ecco ora questi biscotti cioccograno del Mulino Bianco. Questa, vediamo se riesco. Ecco, sì, ecco. Questa è una referenza da 330 grammi. Sì, stava quasi per diventare uno scioglilingua. Anche questi biscotti io li adoro, proprio li trovo eccezionali, fantastici.
superlativi. Quindi anche questi appunto vado nei vari supermercati a vedere se trovarli al prezzo migliore, se poi magari a volte trovo qualche offerta, ne faccio anche un po' di scorta, li trovo veramente, veramente buoni. Qui, insomma, se proprio magari non piace il cioccolato, ok, li sconsiglio, ma altrimenti sono consigliatissimi. Ed ecco, insomma, rimanendo nel tema biscotti per la colazione, degli altri biscotti che a me piacciono molto. E se si tratta dei Rusticale, sì, qua non si legge granché, comunque il marchio è Campiello, sicuramente questi invece li ho mostrati anche in qualche altro mio video, e sono dei biscotti con ricotta e limone. Questa infatti è una referenza diciamo più classica da 350 grammi. Allora, questi a me piacciono molto, sono un po' particolari, cioè non sono dolci ma non dolcissimi, ecco, però insomma se si vuole assaggiare quel biscotto secondo me è un po' diverso, questi lo sono proprio. Ecco, a differenza dei cioccograno del Mulino Bianco che vi ho mostrato prima, io faccio fatica a reperire questi biscotti. Tante volte nei supermercati del marchio Campiello trovo varie referenze, ma non trovo queste. Non trovo questa, quindi la volta in cui li trovo, li prendo, insomma. Non costano proprio poco, ma non hanno mai effettivamente un prezzo esagerato. Sicuramente questi biscotti cioccograno del Mulino Bianco e questi biscotti Rusticale Campiello sono tra i miei biscotti da colazione preferiti. Poi, dopo, insomma, diciamo tutte queste referenze di prodotti beverecci, chiamiamoli così, e mangerecci, invece passiamo a qualche prodottino, diciamo, per l'igiene personale, perché ho finito questo sapone di Balea con pesca e giglio bianco. Questa è una referenza da 300 ml. Sottolineo, a me anche in questo periodo, essendo comunque da sola, lo tengo a casa mia, dura veramente tanto. È una profumazione che a me piace moltissimo, anche qui chiaramente le profumazioni poi vanno a gusto. Anche questo l'ho mostrato, insomma, non solo in un mio video, ma sicuramente in più di un mio video. Non mi soffermo ulteriormente, finché lo troverò, non riporta qui che è un'edizione limitata, ma insomma, non si sa bene poi. Mai diciamo con certezza quali prodotti poi DEM ripropone, io comunque finché lo troverò lo ricomprerò sempre molto volentieri. E eccolo qua, questo è un sapone per le mani, in questo caso alla pesca. A me diciamo la profumazione della pesca da sola o anche magari mixata ad una profumazione fiorita piace effettivamente moltissimo. Allora, io questo sapone l'avevo comprato ancora l'estate scorsa in Ungheria, in un drugstore che si chiama Rossmann. Dalle informazioni che ho io, Rossmann è un drugstore che ancora non è presente con nessun punto vendita in Italia. Dovrebbe essere come DEM una catena austriaca e quindi, insomma, sicuramente si può trovare in Austria e in Germania. Io l'unico paese in cui l'ho visto però è l'Ungheria. Devo dire che sì, in Germania è anche da parecchio tempo che non vado. In Austria sono stata sempre l'anno scorso, ma non ho visto questo drugstore. In ogni caso, io quando li avevo trovati ne avevo fatto scorta. Questa anche è una referenza da 250 ml. Tra l'altro, aveva questa consistenza simile ad una schiuma, l'ho usato veramente con molto piacere e molta soddisfazione. Addirittura, siccome, insomma, l'estate
l'estate prossima mi auguro di cuore di poter tornare in Ungheria. Ho tenuto, diciamo, un flacone di questo sapone come, diciamo, di buon auspicio. Naturalmente, anche questo è un prodotto che ricomprerei molto felicemente. Poi, dopo, diciamo, il sapone, eccoci al... scusate, eccoli qua. Questi bagni schiuma, anzi no, sono dei doccia schiuma. Allora, queste sono due referenze di Alverde, che appunto è uno dei marchi in esclusiva reperibili solamente da DM. Allora, questa profumazione menta e bergamotto, quest'altra profumazione pompelmo e bambù. Allora, io l'ho detto sicuramente anche in un altro video, questa profumazione a me piace moltissimo, questa onestamente mi piace meno. Cos'è successo? Perché questi li ho utilizzati veramente tanto perché sono referenze da 250 ml, quindi effettivamente sono, per quanto mi riguarda, molto ma molto comodi da portare via. Li avevo portati via entrambi perché addirittura mi ero organizzata per lasciarne uno nella doccia e l'altro sul bidet anche effettivamente perché... Sono dei doccia schiuma con cui mi trovo molto bene a fare anche i miei pediluvi, cioè è molto bello vedere tutta questa schiuma, molto rilassante, quindi insomma decisamente così. Allora, però mio moroso ha dei gusti completamente diversi dai miei, lui ama quindi questa profumazione e non ama questa. Io ribadisco. Le profumazioni vanno a gusto, però secondo me in generale se non avete magari un tipo di pelle particolarmente secca o particolarmente sensibile, questi sono dei doccia schiuma veramente buoni. Quindi io vi consiglio appunto, sono comodi da portare via, magari mi viene in mente anche per chi fa sport da tenere appunto nel borsone della palestra, ad esempio, ogni tanto ho questi sprazzi, ecco, cioè appunto mi sento comunque di consigliare di tenere d'occhio questi bagno schiuma, sì scusate, mi viene doccia schiuma di Alverde reperibili da DEM. Io di questa profumazione sicuramente non è riportato che è una novità, non era riportato che è un'edizione limitata, comunque insomma mi farei un po' di scorta. Alla fine probabilmente farei più scorta di questo e meno di questo, ma considerando che effettivamente piace molto a mio moroso, quindi insomma, ma sì, dai, accontentiamo un po' anche lui. Ebbene sì, sono riuscita a finire un prodotto per il make-up. Si tratta del Natural Face Primer di Benecos, è una referenza da 25 ml ed ha tra l'altro un PAO di 6 mesi. Io, insomma, l'avete visto anche in vari video, è un primer che sto continuando ad usare anche con le alte temperature, quindi insomma con questa stagione estiva. Ha questa profumazione quasi di caramello, di nocciola, è completamente in colore, è un primer trasparente, mi trovo benissimo, effettivamente 6 mesi è il suo periodo di PAO e 6 mesi è il periodo che mi è durato perché effettivamente ne basta una quantità infinitesimale. Anche questo è un prodotto che, insomma, magari in questo caso anche a chi ha una pelle un po' più delicata, più sensibile, io effettivamente mi sento di consigliare. Certo, poi ci possono, e questo lo sottolineo sempre, nell'utilizzare, diciamo, soprattutto sul viso, sul corpo è già un po' diverso, qualsiasi, diciamo, prodotto per il make-up o per la skincare, ci possono essere delle reazioni allergiche o di sensibilizzazione altamente individuali, e questo, insomma, a volte, ahimè, insomma, è anche sfortuna.
Comunque sì, questo l'ho anche ricomprato e mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Finito anche questo balsamo labbra di Natura Line. Allora, questo è una referenza da 10 ml. Allora, questo balsamo labbra, tra l'altro, è così, con il suo coperchio, è reperibile esclusivamente nei supermercati Conad. Natura Line è una linea che oltre a questo burro cacao propone anche... No, scusate, perché balsamo labbra effettivamente propone anche altre referenze, sono tutte certificate. Vabbè, dal video non si vede perché la certificazione non è scritta esattamente a caratteri cubitali. Comunque sono tutte certificate EcoCert e sono tutte referenze reperibili esclusivamente nei supermercati Conad. Non so se tra l'altro in tutti i punti vendita o magari solo nei supermercati un pochino più grandi. Io con questo mi sono trovata benissimo, questo ha un po' di 6 mesi, a me sarà durato 2, 3 mesi, comunque mi è durato abbastanza, anche questo è un prodotto che ho ricomprato, mi trovo molto bene ad utilizzarlo con il caldo perché essendo che non è un prodotto in stick, nel momento in cui io lo porto sempre con me nella trousse, che insomma sono fuori al caldo in bici, a piedi, con un viaggio in macchina, non mi si va, diciamo, a sciogliere proprio per il tipo di consistenza che ha e quindi devo dire che mi ci trovo benissimo. Non lo utilizzo comunque nelle fasce orarie più calde, quindi indicativamente torniamo sempre tra le 10 del mattino e le 4 del pomeriggio, perché comunque è un balsamo labbra che non ha un fattore di protezione solare. Ho anche e utilizzo invece un prodotto sempre in questa tipologia, quindi non lo stick che poi rischia di distruggersi, che insomma... che poi rischia di distruggersi con un fattore di protezione solare che appunto utilizzo nelle fasce orarie più calde e in cui diciamo è anche viene anche generalmente raccomandato di usare una protezione solare con un filtro anche quando appunto non ci si espone al sole. Allora, questa carrellata di prodotti finiti termina qui. Fatemi sapere se c'è qualcosina che vi è incuriosito, qualcosa che insomma anche voi diciamo acquistate o effettivamente consumate abitualmente, se c'è qualcosa che effettivamente proprio non vi piace e fatemi sapere appunto se ci sono stati anche per voi dei... Non stavo per dire dei... attenzione, non dei... Ecco, se ci sono stati effettivamente dei prodotti che vi sono piaciuti talmente tanto che quindi avete terminato con una certa soddisfazione perché ve li siete gustati durante il mese di agosto. Quindi, insomma, ditemi un po' la vostra. Insomma, per me è sempre importante poter interagire con voi, quindi sbizzarritevi giù nei commenti. Io ringrazio nuovamente le mie compagne d'avventura per aver collaborato con me a questo video, che sono, e lo ripeto, allora Annalisa del canale Il Mondo di Annalisa, Ornella del canale Ornella Maffei, Anna Maria del canale Shop and Beauty, Rita del canale Rita64 e questa volta appunto c'è anche questa new entry che è Rosy del canale L'impossibile può diventare possibile. Giù! In info box poi troverete anche tutti i riferimenti dei loro canali. Mi raccomando, mi raccomando e mi raccomando, andate a vedere anche i loro video e mettete tanti bei pollici in su per noi, insomma, perché comunque dai, vi teniamo compagnia in questa maniera piacevole, divertente e rilassante, dando anche qualche spunto che magari, insomma, può risultare sempre piacevole. Io ringrazio vecchi iscritti, nuovi iscritti e tutte le persone che appunto mi seguono, che in maniera educata, gentile e propositiva commentano i miei video e vi mando un bacio.
un altro e un altro ancora. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!